È sempre caos in Serie B, giornata a dir poco turbolenta ma anche cervellotica. Prima la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, immediatamente esecutiva, con la quale viene stabilita la retrocessione all'ultimo posto del Palermo per illecito amministrativo. A seguire la riunione del Consiglio Direttivo della Lega B, che ha disposto l'annullamento dei play-out, dato il numero di 4 retrocessioni già computato. 3 sul campo, Padova, Carpi e Foggia, una in via giudiziaria, appunto il Palermo. E ciò malgrado non vi sia il termine di 5 punti di distacco tra quart'ultima il Foggia e quint'ultima la Salernitana, che consentirebbe di evitare il play-out, e con una sentenza, quella del caso Foggia, che chiede una riduzione della penalità ancora da pronunciare. L'eccesso di potere del direttivo di Serie B pare evidente e presta il fianco a molteplici obiezioni da un punto di vista giuridico. Per carità, giusto condannare chi commette illeciti, ma cambiare nel caso dei play-out una regola in corso d'opera ci sembra una forzatura vistosa ed eclatante, e quindi profondamente iniqua. Foggia e Palermo sono pronte a chiedere il blocco del campionato. Probabilmente la palla passerà alla FIGC. Se tutto dovesse essere confermato, il Pescara giocherebbe i play-off da quarta in classifica, accedendo direttamente alle semifinali, dove affronterebbe la vincente tra Verona e Perugia, con match di ritorno all'Adriatico domenica 26 maggio e 2 risultati su 3 a disposizione. Insomma, una grande chance per i biancazzurri, ma è già una stagione da incorniciare per Brugman e compagni, e il finale è ancora tutto da scrivere. I meriti di Pillon sono evidenti. Il tecnico di Preganziolla ha fatto il massimo con un organico buono ma non eccelso, di certo inferiore alle prime 4 della classifica e ad altre, in primis il Verona, che hanno deluso. Per contro, il rendimento dei biancazzurri ha di gran lunga superato le aspettative. A certificarlo i numeri, che non mentono mai: 55 punti, di cui 38 all'Adriatico. Autentico fortino. All'inizio della stagione chiunque avrebbe firmato per un risultato del genere. Riconoscere i meriti è sinonimo di intelligenza, soprattutto di onestà intellettuale. Pescara in crescita, progressi sul piano fisico, grande empatia tra squadra e curva, presupposti senza alcun dubbio fondamentali per un appendice di stagione, ora più che mai tutt'altro che scontata.